Buonasera. Parto. Allora, faccio una piccola premessa. Allora, io ho tre passioni. Vi dico la seconda e la terza. Sono la sociologia e l'informatica. La cosa che tiene insieme queste due cose qua sono altre due cose che sono le relazioni, perché le relazioni sono dei concetti molto pregnanti, molto importanti per l'informatica, e lo sono anche per la sociologia, e l'altro aspetto pregnante per entrambi questi due ambiti è l'informazione. E l'accento sull'informazione è un po' la cosa che porta a vedere i sistemi sociali da un punto di vista proprio dei sistemi. Quindi al di là ci sono varie scuole di pensiero, diciamo che quella che più si occupa di informazione è quella che riguarda i sistemi sociali. E queste teorie sociologiche hanno molto molto in comune con alcuni aspetti dell'informatica e porta comunque a degli approcci anche nei confronti dello studio dell'open source e del software libero, porta a dei tipi di approcci che sono molto che sono abbastanza lontani dagli approcci con cui in questo periodo storico, ma soprattutto nel primo periodo storico in cui veniva narrato l'open source, il software libero, a partire quindi da tutta l'esperienza storica di Stallman, e altri, quindi mi riferisco ad autori tipo Steven Weber, tipo Peckelmannen, tipo Benkler, tipo questi autori che descrivono in questa prima fase il fenomeno dell'open source, portano a privilegiare un approccio che è abbastanza lontano dal mio. Quindi tutto un approccio legato molto alla narrazione anche romantica, alla narrazione eroica, un po' degli hacker e via dicendo, per cui io invece mi discosto abbastanza, per tentare un tipo di approccio che è molto più basato sul sistema, sull'informazione, cioè in questa prospettiva l'etica, più che assumere uno spessore di tipo morale, di tipo valoriale, assume proprio uno spessore, assume proprio una funzione all'interno del sistema che noi appunto definiamo poi di seguito socio-tecnico. Ok, questa breve premessa, tanto per dire l'approccio che tenterò di seguire questa sera qui. Il pretesto di questo approccio è questa esperienza di liberazione dei dati del Comune di Vicenza, che è avvenuto recentemente e che è stata presentata anche a livello di comunicazione da parte del Comune di Vicenza e nei media, vi dicendo, sia come tecnologia, quindi sia come open source, sia come software libero e via dicendo, sia dal punto di vista informatico, ma è stato presentato anche come open data. Quindi abbiamo praticamente già due concetti che complicano abbastanza il panorama. Cominciamo a parlare di un sacco di cose open, cioè cominciamo a parlare di software libero, cominciamo a parlare di open source, cominciamo a parlare di open content, cominciamo a parlare di open data, cominciamo a parlare di open government, e sostanzialmente si sta allargando molto la grammatica su quello che è un concetto generale a cui non riusciamo a dare un nome sostanzialmente univoco, no? Cioè questo modo di questa visione del mondo, chiamiamolo così, non ha ancora un nome, anche se in realtà poi la ricerca sociale in questo campo qua un nome gliel'ha dato, si chiama paradigma open, okay? Che tenta di
tenere assieme tutti questi vari approcci che, diciamo, dal campo dell'open source prettamente informatico hanno in qualche maniera contaminato vari settori più o meno ampi della società. E ecco, allora, quello che succede a Vicenza, che io vorrei proiettarlo in questa prospettiva qua, non so se ci riesco, quello che succede a Vicenza è proprio una sinergia di questi vari vari settori della società che un po' alla volta cominciano ad essere contaminati da una visione del mondo open, da un paradigma open. E quindi la storia inizia così: nel 2009 il Comune di Vicenza libera i dati attraverso un'azione anche di pressione, non vi suggerisco come si chiama, però sono operazioni che si fanno normalmente nel mercato e dicendo, cioè, si cerca di influenzare il decisore politico, si cerca di influenzare gli stakeholders, ok? Quindi ci sono anche, cioè, le azioni di lobbying non necessariamente assume un'accezione negativa. Comunque questo porta sostanzialmente a liberare i dati. I dati vengono liberati a GeForce, cioè vengono consegnati a GeForce, GeForce li tratta, li rielabora e li veste, tutto il discorso della vestizione che si intende di GIS sa cosa significa, e li libera e li consegna sostanzialmente, o meglio, li implementa nel sistema OpenStreetMaps. Recentemente succede che il Comune di Vicenza riutilizza questa piattaforma e in più riutilizza questa piattaforma con dell'altra tecnologia open source che riguarda progetti open source molto importanti, quindi OpenLayers, MapServer, Postgres, PostGIS, tutto quanto gira su Linux, Debian Server e via dicendo. E praticamente il Comune di Vicenza diventa una specie di una sorta di fulcro che riunisce, rimette assieme questi vari paradigmi, cioè quindi quello che emerge sostanzialmente in Comune di Vicenza, come può essere anche in altri posti, in altre situazioni governative, di governance locale, emerge appunto questa sinergia tecno-sociale che riguarda appunto, come avevamo premesso all'inizio, che riguarda il paradigma open. Quindi questa è una carrellata delle cose che ho già anticipato, quindi si tratta sostanzialmente di una cosa che non nasce da un progetto specifico, ma che nasce, e qua torna utile la premessa di prima, che nasce in maniera strutturale, che nasce in maniera sistemica, da una sinergia di cose e di eventi. E vorrei fare una breve parentesi sul discorso legato all'informazione. Attualmente viviamo in una società molto complessa, in una società dove c'è crisi non solo economica, ma anche di senso, di valori e via dicendo. In una situazione di questo tipo qua, l'informazione, cioè almeno questo dal mio punto di vista, l'informazione assume di per sé un'importanza compensatoria rispetto alla crisi delle risorse, alla crisi economica, molto importante. E qua mi riallaccio alla teoria dei sistemi di Luhmann. Quindi in una società molto complessa, dove che deve riuscire a trovare delle soluzioni nuove per riuscire a in qualche maniera sopravvivere, in qualche maniera adattarsi a degli eventi storici particolari, molto complessi, ipercomplessi, iperrazionali, ipermoderni, infatti rispetto all'approccio di Immanuel, ad esempio, o di Benkler o di Weber, che hanno degli approcci sostanzialmente postmoderni, in realtà si tratta di un'ipermodernità. In questa situazione di ipermodernità, l'informazione
è ciò che aiuta la società in qualche maniera ad adeguarsi a delle situazioni critiche nuove. Quindi tutto il discorso legato all'approccio sistemico, da questo punto di vista, l'open source, quindi tutto il paradigma open, viene visto come una sorta di reazione della società che mobilita le risorse informazionali in un momento in cui ne ha bisogno per riorganizzarsi, perché è una società globalizzata sempre più complessa. Quindi il discorso dell'open source, oltre ad essere dell'open source o del paradigma open, oltre ad essere ovviamente un discorso, oltre ad essere un fenomeno certamente da incentivare e da aiutare, comunque rappresenta sostanzialmente una necessità per la società in questo momento qua. Cioè, io la vedo come l'espressione di un bisogno, lo vedo come l'espressione della società che in qualche maniera mette in campo delle risorse nuove che non sono mai state precedentemente messe in atto da alcuna società prima di noi. Quindi è un discorso proprio di funzione e di sistema dell'open source. Cioè, in estrema sintesi, noi andiamo a dire che il paradigma open ha un suo preciso scopo, una sua precisa funzione all'interno di un sistema sociale globalizzato molto complesso, che permette alla società in qualche maniera di adeguarsi e di affrontare problemi nuovi. Allora, rispetto a questo, l'etica da questo punto di vista assume proprio un'accezione di tipo funzionale, insomma, ok? Mi riferisco e riprendo alcuni concetti che tutta la ricerca sociale sull'open source, Benkler, Weber, Mann, eccetera, eccetera, hanno già tirato fuori e che per me sono giusti, anche se il mio punto di vista è diverso. Allora, sostanzialmente queste sinergie di cui parlavamo prima, che sono sostanzialmente il risultato di un sistema globale complesso della modernità che si esprime nel locale come un'operazione tecnosociale in cui emerge, nell'esempio particolare, emerge un web GIS che mette a disposizione dei dati con una tecnologia molto avanzata di tipo open source, prodotta in una situazione di economia sostanziale e non di economia di mercato, sostanzialmente si tratta di questo, in cui anche il governo locale inizia a ripensare a se stesso, ripensa al suo rapporto con i cittadini, fa esperimenti, sperimenta situazioni di comunicazione, di interoperabilità anche con la società abbastanza nuovo, è il risultato sistemico di molti aspetti, etico, mercato, competenze e governance. Quindi riuscire a spiegare questo fenomeno qui comporta anche una serie di strumenti, una serie di competenze che non sono neanche più settoriali, cioè comportano la capacità di riuscire a tenere sotto controllo, come vedremo più avanti,
competenze di tipo organizzativo, di tipo relazionale, di tipo tecnologico e di riuscire ad organizzarle assieme. Ed è quindi, tra l'altro, un tipo di paradigma, quello del paradigma open, che paradossalmente porta in qualche maniera a negare tutto il discorso sulla parcellizzazione, sulla specializzazione, sulla divisione dei ruoli tipici della modernità. Si tratta in sintesi di una rete molto complessa tenuta assieme da una serie di strumenti, di competenze, di mercato, etica, l'etica intesa come fare, come agire. Il principio di Olson, che è un principio da cui la ricerca sociale sull'open source molto spesso parte, che è la contraddizione per cui la legge di Olson dice che sostanzialmente l'azione personale è sempre, cioè l'azione nello spazio pubblico è sempre rivolta comunque in ogni caso a degli interessi di tipo individuale, che significa che qualunque sia il ruolo che una persona possa occupare nello spazio pubblico, in genere agisce sempre in qualche maniera a proprio vantaggio. Il paradosso sta nel fatto che nel caso dell'open source, nel caso del software libero, si verifica la situazione doppiamente opposta, nel senso che non si agisce nello spazio pubblico per produrre dei beni privati, ma addirittura si agisce nello spazio privato, cioè con le risorse private, per produrre dei beni pubblici. Cioè questo è sostanzialmente, e questa è la dimensione etica che viene ripresa pari pari dagli autori che dicevo prima. Questa è una breve carrellata su tutta questa serie di grammatiche che in qualche maniera ci stanno invadendo, no? Quindi software libero, quindi io per definire software libero ho messo i quattro principi delle libertà di Stallman. Open source, che rispetto al software libero pone molto più l'accento sul discorso della tecnologia, della qualità del software, scende più a compromessi con il mercato, nasce dopo il software libero, nasce quindi come reazione proprio per scollarsi di dosso il peso etico del software libero e via dicendo, no? Open data, quindi contenuti e dati privi di brevetto. Anche qua all'interno della stessa definizione open data ci sono varie definizioni. Gli open data sono per noi abbastanza importanti per quello che andremo a vedere dopo dal punto di vista più pratico, più concreto, che riguarda gli open data, quelli che ha liberato il Comune di Vicenza recentemente. Discorro velocemente, open content. Anche qua ci sono varie tipologie di licenze, alcune licenze pongono più l'accento sulla paternità, tipo ad esempio le licenze BSD, per cui bisogna riportare gli autori e via dicendo. La possibilità di lucro, quindi la possibilità di vendere le opere e la possibilità poi di modificare la parte di altri e via dicendo. Quindi è un mondo molto molto complesso. L'open access riguarda più il mondo accademico, il mondo più della ricerca, ed è riguarda questo il determinismo scientifico, cioè uso questi paroloni qua, però li spiego. Il determinismo scientifico sostanzialmente è una sorta di antitesi rispetto a tutta la narrazione eroica degli scienziati che inizia da metà del XIX secolo e che è quella che poi porterà a giustificare anche dal punto di vista normativo, dal punto di vista del diritto, i diritti d'autore. Okay? Quindi il determinismo scientifico semplicemente dice non è mai in ogni caso possibile riconoscere rispetto ad un'invenzione, a un'invenzione di una macchina, a una scoperta scientifica, non è comunque mai possibile riconoscere un solo autore.
E quindi, in estrema sintesi, non ha neanche senso parlare di diritto d'autore, cioè è una delegittimazione del proprio radicale alla base del concetto di diritto d'autore. Bene, arriviamo all'open government. Allora, l'open government non è un discorso molto semplice, è un discorso che ha dei costi molto elevati, anche se non sembra. Innanzitutto c'è tutta una struttura governativa. Io non vi ho messo una carrellata di normative europee, italiane, per incentivare l'open source, per la pubblica amministrazione digitale, la DGPA e tutte queste circolari e vi dicendo, no? Perché proprio per il tipo di approccio che ho io, il problema non nasce tanto dalla norma e da come viene normata e come viene obbligata ad agire la pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione ha tutti gli strumenti, o i non strumenti, chiamiamoli così, per riuscire a rimanere abbastanza impermeabile rispetto a tutti questi obblighi che vengono fatti dalle norme. E quindi il problema sostanzialmente è un problema di cultura organizzativa. Cioè, difficile far fare ad un esempio che porto molto spesso, in una pubblica amministrazione dove ci sono appositi uffici creati per comprare software, è difficile farli fare delle cose diverse, perché hanno proprio degli apparati che servono per fare delle cose opposte. Quindi, e c'è gente che ha sviluppato quel tipo lì di professionalità, ha quel tipo lì di rapporti anche con ditte, con nel mercato e via dicendo, è molto difficile far funzionare quella macchina lì in maniera diversa da come ha funzionato da 50 anni a sta parte. Quindi nonostante le norme, io presumo, cioè sono abbastanza convinto che sarà un processo molto 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 lungo. È un processo che ha dei costi, perché implica molta sperimentazione, implica molta documentazione, implica molto feedback, implica molte analisi, implica molte prove, implica esperimenti. Quello che ha fatto il Comune di Vicenza può essere considerato una sorta di esperimento che può funzionare bene oppure può non funzionare. Se anche non funzionasse l'esperimento del Comune di Vicenza, comunque dovremmo documentarlo e cercare di capire dove si è sbagliato e dove invece si dovrà aggiustare il tiro la prossima volta. Allora, qua abbiamo già degli elementi, no? Abbiamo una pubblica amministrazione e sono gli elementi che portano ad emergere situazioni di open governance, poi alla fine di open governance e di liberazione di dati, di open access, di utilizzo di open source nella pubblica amministrazione. Poi altri concetti che io non ho menzionato, ad esempio il riuso, che anche quello è strettamente legato poi al discorso dell'open source, del software libero. Il riuso si riferisce alla possibilità che hanno le pubbliche amministrazioni di utilizzare il software che è stato acquistato da altre pubbliche amministrazioni. Ovviamente il riuso è tanto possibile quanto i formati sono aperti, accessibili, tanto quanto è il codice aperto che implementa quella tecnologia. Difficile fare riuso su software proprietario. È difficile fare riuso su software compilato, ok? Quindi le due cose vanno assieme. Allora, quello che è successo in Comune di Vicenza sostanzialmente è questo: la pubblica amministrazione lì a sinistra rappresenta il Comune di Vicenza, libera i dati che sono gli open data su quegli stessi open data, intanto costruisce dei web services intermedi, cioè che sono sostanzialmente dei web services che non servono direttamente l'utente, ma servono degli strumenti web che poi saranno quelli che saranno effettivamente consultati. Però questi web services intermedi sono estremamente importanti
perché si verifica un'architettura di questo tipo qua. Cioè, e questa in un certo senso è una vera e propria rivoluzione per la pubblica amministrazione, perché arrivare a fare una cosa così, che sembra una cosa banale, che sembra anche una cosa abbastanza di buon senso, è veramente una cosa complicatissima e difficile, proprio perché deve andare a scardinare delle culture organizzative consolidate che non è facile combattere. Perché la cosa immediata sarebbe quella di dire: ma noi forniamo dei servizi, io fornisco dei servizi ai cittadini, quindi sviluppo con i miei dati sviluppo dei servizi che poi utilizzeranno i cittadini, i cittadini saranno contenti e mi rivolteranno. E quindi sostanzialmente, cioè, lo semplifico molto, però sostanzialmente l'attenzione è posta tutta qui. Invece la cosa rivoluzionaria in realtà non sta qui. Cioè, in realtà, se noi celebriamo lo strumento, se noi celebriamo il WebGIS che è stato costruito all'interno del comune di Vicenza, se noi costruiamo queste forme, oppure il servizio che distribuisce dati open e via dicendo, e ci focalizziamo qua, in realtà perdiamo il discorso veramente rivoluzionario e importante degli open data, no? L'open data non è solo far vedere dei dati, l'open data è mettere a disposizione dei dati. Gli stessi web services, vi faccio anche i nomi, tutti open source, chiaramente, o software libero, BSD, molto spesso, quindi open source, non esattamente software libero, però BSD compatibile con software libero in ogni caso, che sono lì dentro quel cilindro lì in mezzo, ci sta MapServer, ci sta Postgres, ci sta PostGIS, che sono sostanzialmente tutti strumenti open source che funzionano, funzionano sulla parte server, e che dal punto di vista della pubblica amministrazione che cerca visibilità all'esterno sostanzialmente tenderebbero a non avere nessuna importanza, perché la politica si gioca sullo spazio pubblico che è qui, sui servizi, non lì. Però questa è una grossa rivoluzione, perché mette a disposizione i dati eventualmente delle imprese, delle scuole o di altre pubbliche amministrazioni, il che significa che i dati che dopo vedremo dei video su WebGIS e via dicendo, tutti questi dati qua possono essere riusati per costruire dei servizi complementari o supplementari rispetto ai servizi che acquisisce o che si costruisce direttamente il Comune di Vicenza. Cioè, l'idea è che un'università, oppure anche una ditta privata, se vuole, potrebbe utilizzare gli stessi server del comune per costruirsi i propri servizi. Oppure può interagire ad un livello informatico più basso, quindi andare addirittura a scaricarsi i dati. È quello che fa OSMA, è quello che fa OpenStreetMap. OpenStreetMap io lo posso utilizzare attraverso delle API, oppure attraverso OpenLayers, oppure attraverso altri prodotti client, ma posso anche scaricarmi i dati da OpenLayers e utilizzarli per conto mio, ad esempio su QGIS, farmi delle elaborazioni su QGIS e via dicendo. Questo è abbastanza normale per un'organizzazione come OSM.org, ma non è molto
ma non è molto intuitivo, non è molto facile da comprendere in una pubblica amministrazione, proprio perché la pubblica amministrazione pone l'accento sulla sua visibilità e non sulle sue banche dati intermedie. Anche perché c'è un altro problema, e un problema che, di cui ho discusso proprio durante la liberazione dei dati. Il problema è sostanzialmente questo. Vi racconto questa storiella qui. Io ho il problema di riuscire a pubblicare dei dati, cioè tanto per dire. Il problema di riuscire a pubblicare dei dati che hanno un valore di tipo amministrativo. Piano regolatore, ad esempio. Io posso dire, il piano regolatore sono dati pubblici e quindi è giusto pubblicarli perché appartengono, perché sono informazioni che sono state costruite con i soldi dei cittadini e quindi ai cittadini devono ritornare. E quindi sembra un discorso molto lineare, molto, però ci sono un sacco di problemi. I rettini del piano regolatore come vengono visualizzati al video? Hanno la stessa tonalità di colore che è stata approvata dalla delibera che ha approvato la variante del piano regolatore, o avranno una tonalità leggermente diversa? Perché se avranno una tonalità direttamente anche leggermente diversa, non potrà più essere considerato piano regolatore ufficiale e quindi di conseguenza non è possibile pubblicarlo. Perché? Bisognerebbe che tutte le schede video di tutti i colori, di tutti i computer fossero in grado di riprodurre quell'esatto colore che è stato sostanzialmente licenziato da una delibera di giunta. Si può arrivare a questi estremi. Quindi voi capite benissimo che la pubblica amministrazione, di fronte ad un parere vincolante, di fronte ad un parere vincolante, può interpretare una norma. Se domani venisse fuori una norma che obbliga la pubblica amministrazione a pubblicare i piani regolatori, le eccezioni che a supporto di un parere negativo rispetto alla pubblicazione di questi dati qua sono tantissime. Quindi è chiaro, dopo ci fanno le azioni, si fanno i ricorsi, si fa questo, si fa quello, però intanto non viene pubblicato, dopo magari anche cambia la legge, dopo eccetera eccetera. Quindi, cioè, riuscire a pubblicare il piano regolatore su un web GIS è un'impresa non da poco. Quello che bisogna rivoluzionare è il punto di vista, cioè riuscire a imbarazzare gli amministratori quando tu gli dici: ah sì, hai dei dati che non sono perfetti e che non sono esatti, cioè tipo catasto ad esempio, cioè per dire. E quindi non si possono pubblicare perché hanno un sacco di errori, perché non sarebbe corretto divulgare dei dati falsi, perché se i dati hanno degli errori sono dei dati falsi e la pubblica amministrazione non può divulgare dati falsi. Sostanzialmente il concetto è questo. Il concetto è esattamente lo stesso, ma sono proprio i tuoi dati peggiori che devi pubblicare. Perché? Perché entriamo in un discorso sistemico, entriamo in un discorso sociale, cioè sono proprio i dati peggiori che devi pubblicare, perché è giusto che la gente si renda conto, cioè è giusto che la gente possa intervenire ed è giusto che tu possa anche utilizzare le risorse sociali per fare in modo che ti vengano segnalati dove ci sono gli errori. Ma puoi fare ancora di più, puoi dare ai cittadini la possibilità di correggere quei dati lì, laddove i cittadini sanno che sono sbagliati, per esempio. Quindi c'è un discorso esattamente opposto da fare, cioè proprio laddove i dati non sono parsimoniosi, sono proprio quelli che vanno pubblicati. E questo richiede tutta una serie di rivoluzioni. Ok.
Ok. Questo è lo sabato. Questa è l'architettura di CITV, quello che è stato sviluppato all'interno del comune di Vicenza. Riproduce in maniera tecnologica l'architettura che abbiamo visto prima. Sostanzialmente vedete al centro Postgres, Postgres, MapServe, PostGIS, OpenLayers, i web, eccetera, eccetera. E appunto quello che vi dicevo prima è la possibilità di poter mettere a disposizione non solo dei servizi, chiamiamoli così, per l'utente finale, ma la possibilità di mettere a disposizione anche i dati a livello intermedio. Allora, rispetto a quello che abbiamo visto prima, e quindi rispetto all'architettura che abbiamo visto prima, che riguardava i vari soggetti, pubblica amministrazione, cittadini, imprese private, università, scuole, eccetera, eccetera. Rispetto a quello che abbiamo visto prima, rispetto a questo diagramma qua, ci sono circa 50 anni di storia in mezzo. Questo praticamente invece è il sistema socio-tecnico da cui prende origine tutto questo paradigma open che abbiamo complesso, che abbiamo visto prima, open content, open access, open government e via dicendo. Prende origine sostanzialmente da questo sistema, cioè dai contractors, la Lockheed, dai contractors del Ministero della Difesa USA, che hanno collaborazioni precompetitive, il che significa che si scambiano tecnologia liberamente, si scambiano informazioni sulla tecnologia tra ditte che in teoria dovrebbero essere concorrenti tra loro. Okay? La stessa cosa, come vedete al centro c'è il Dipartimento della Difesa americano, la stessa cosa succede poi, non vi faccio tutta la storia, succede con ARPANET, che poi diventerà Internet, okay, che vede rapporti di tipo comunitario in un sistema di potenza come erano gli Stati Uniti, insomma. Okay. La differenza tra quello che abbiamo visto prima e questo qui adesso sta che questo sostanzialmente, questo sistema di collaborazioni pre-competitive di tipo proprio comunitario, di tipo comunitario. Cioè, le varie imprese telefoniche, il Ministero della Difesa, il Massachusetts Institute of Technology, la Lockheed e via dicendo, si scambiano informazioni gratuitamente e amichevolmente in una sorta di rapporti di tipo comunitario. È l'origine dell'open source. Qua sono d'accordo tutti su questo. Da questo sistema qua vengono sperimentate questo tipo di rapporti. La differenza a 50 anni di distanza sta nel fatto che per riuscire a costruire, cioè all'interno di questa architettura i rapporti sono collaborativi e comunitari, ma all'esterno questa struttura è tenuta insieme da una società, da una volontà politica, economica, che sta investendo milioni e milioni di dollari su questa cosa qui. La differenza a 50 anni di distanza è che invece quel tipo lì di rapporti comunitari si autogenerano in maniera più autonoma, in maniera più spontanea. Cioè in qualche maniera viene storicamente sperimentato un tipo di collaborazione che poi ha successo e che riesce ad autosostenersi senza dover avere tutto il sostegno
di multinazionali, di apparati governativi come potevano essere quelli degli Stati Uniti negli anni 50 e via dicendo. La differenza sostanzialmente è questa. Qua presento, faccio vedere la pagina del comune da dove adesso vediamo nel concreto come, come caliamo nel concreto tutti i discorsi teorici che abbiamo fatto prima. C'è una pagina del comune dove si possono scaricare dati, qua non si legge bene, dati che riguardano la demografia, che riguardano le elezioni, che riguardano la statistica, che riguardano la viabilità e via dicendo. Potrebbero riguardare, ad esempio, chi, non so, uno studente universitario che deve fare una tesi, potrebbe, ma però una delle questioni che vengono sollevate quando si fanno questo tipo di operazioni, ma ci si chiede, ma a chi serve? A chi servono poi questi dati? Che è una domanda un po' fuorviante. Possono servire, ma cosa costa metterli a disposizione? Cioè, ma cosa costa? Cioè, se anche interessasse solo poche persone, ma cosa costa metterli a disposizione? Non costa niente. Cioè, quindi tutto deve essere sempre comunque motivato da un consenso pubblico, da un utilizzo pubblico allargato, eccetera, eccetera. Però se noi mettiamo tante piccole cose assieme, sostanzialmente il costo non va a giustificare il discorso di dire di preventivare a quante persone servirà, perché è un costo irrisorio, no? Cioè, scusate, sì, ok, ce la fa. Allora, questo sostanzialmente è uno screen video di questo strumento di CTV, quello che è stato sviluppato all'interno del comune di Vicenza secondo l'architettura che vi ho detto prima e secondo tutto quel discorso sociotecnico di cui questo sostanzialmente rappresenta l'effetto emergente di questa cultura che sta invadendo settori della società. Questo è l'effetto di quello che succede quando il paradigma open entra anche nella pubblica amministrazione e iniziamo a parlare sostanzialmente di open governance. Questa è, diciamo, la visibilità dello strumento a livello utente, però tutti i dati che voi qui vedete, quindi numeri civici, strade, avanti, piano regolatore, questa ad esempio è la base cartografica, è OpenStreetMap, quindi questa è una situazione veramente di sinergia. C'è un organismo privato che produce tecnologia, la quale viene utilizzata dalla governance pubblica per distribuire dati a sua volta ai privati, per fornire servizi ai cittadini e via dicendo. Tutta la numerazione civica con le varie destinazioni d'uso. E la difficoltà più grande nel riuscire a fare questo tipo di operazioni, la difficoltà più grande non è tanto la tecnologia. La difficoltà più grande è riuscire a trovare le formule decisorie che la pubblica amministrazione possa adottare per riuscire a fare questo tipo di cose. Ad esempio, già il fatto di avere dei programmatori all'interno di una pubblica amministrazione è una cosa che nel tempo si è persa, perché poi con la moda dell'outsourcing, eccetera, eccetera, la pubblica amministrazione negli anni ha perso molte competenze autonome, si appoggia molto
di più al mercato, o negli anni passati si è sempre appoggiato di più al mercato. Questo adesso, nel momento in cui vengono fuori le norme sul riuso, vengono fuori le norme che incentivano l'utilizzo dell'open source all'interno della pubblica amministrazione e via dicendo, acquisire open source all'interno della pubblica amministrazione diventa più difficile proprio per carenze di competenze. In realtà, io vi faccio il discorso mentre scorro il video, però se avete delle domande da fare, in realtà questo poi si riallaccia ad un discorso sostanzialmente che si è costruito negli anni di mercato informatico, cioè quindi non solo nella pubblica amministrazione ma nel mercato in genere, tutto orientato alle licenze. E tutto questo mercato orientato alle licenze ha avuto l'effetto di deprimere in qualche maniera la risorsa delle competenze. Quello che in realtà è diventato scarso non è la tecnologia in sé, ma le competenze per riuscire ad utilizzare la tecnologia. In realtà in questi sistemi sociotecnico che io ho presentato prima, il punto veramente critico per riuscire a tenere in piedi questi sistemi sociotecnici, dove gli attori sono la governance locale, la governance centralizzata, sono anche gli attori economici, perché no, cioè le ditte, le imprese, i cittadini, cioè tutto questo sistema sociotecnico che pone poi dei problemi a livello di technical divide, quindi discorso di anche gap intergenerazionale che dovrebbe essere affrontato, cioè tutto questo sistema tecno-sociale ha un grosso punto debole che è la scarsità di competenze. E questo vale sia per la pubblica amministrazione che per altre cose. Quindi possibilità ad esempio qua di vedere alcuni dati demografici, cioè selezionare un'area e banalmente sapere quanti cittadini ci sono dentro, cosa utilissima ad esempio a livello di eventi più o meno catastrofici tipo alluvione e via dicendo. La prima cosa che devi sapere quando ti capita improvvisamente un evento di quel genere lì è, la prima cosa che deve sapere il sindaco è questa roba qua, quante persone, quante famiglie ha interessato, cioè qual è la gravità della cosa, no? La gravità della cosa è data dal numero di cittadini, è proporzionale ovviamente al numero di cittadini che ne vengono coinvolti, in seconda battuta anche delle cose, del patrimonio e via dicendo. Però la prima cosa di cui ci si preoccupa ovviamente è la popolazione. Le ortofoto che voi vedete sono ortofoto che sono ad altissima definizione, che non si trovano ovviamente su Google e neanche su Bing Maps o altri WebGIS globali come questi, e hanno una definizione, cioè mentre per dirvi Google Maps arriva ad una definizione che sembra di 64 centimetri o 32 centimetri per pixel, non ricordo, qua arriviamo ad una definizione di 8 centimetri per pixel, quindi è una definizione 4 volte maggiore quella di Google, che sono dati molto localizzati rispetto a Google, quindi anche non sono così così non hanno la portata, cioè non si vuole fare concorrenza a Google Maps ovviamente. Però se un cittadino di Vicenza avesse necessità di avere una definizione, visto che quelle 8 foto lì sono state pagate dai cittadini, perché non restituirle ai cittadini? No. Il piano acustico, io voglio sapere vicino a casa mia qual è il limite di decibel diurno e notturno, perché voglio sapere se c'è qualcuno che fa schiamazzi, se posso chiamare i vigili oppure no.
Oppure, banalmente, voglio comprare una casa in una zona dove mi sia assicurato un limite di decibel basso e via dicendo. Cioè, queste qui sono tutte informazioni che sono in possesso della pubblica amministrazione. Con un clic io posso sapere quanto i vigili mi garantiscono di limite massimo di decibel nella mia zona. Questo è il piano del rumore del comune di Vicenza. Le aree verdi sono dove si può fare poco rumore, le aree rosse dove si può far più rumore, e ogni area può essere interrogata e via dicendo. Insomma, le fasce acustiche. Finché scorre il video, se volete farmi qualche domanda. C'è una guida in linea per poter imparare a usare questi strumenti? Sì, c'è nella home, è spiegato un attimino come funziona. Però è uno strumento che io non, cioè, faccio anche fatica a chiamarlo strumento, perché comunque anche se l'ho sviluppato io, in realtà quello che mi interessa è tutto quello che c'è dietro. È lì che sta la cosa importante. E se uno strumento un domani potrebbe essere sostituito anche da un altro strumento, ma anche migliore, perché è fatto con open source. Questo senz'altro, è con software libero. Però ha dei limiti che spero che, se la pubblica amministrazione continuerà a investire su queste cose qua, investire non vuol dire metterci delle milionate, vuol dire anche semplicemente lasciare che la gente faccia, dare possibilità di fare. Okay. Manca la possibilità di stampare in scala, di poter prendere una zona e poter avere ad esempio un PDF con una scala il meno approssimativa possibile, il più preciso possibile. L'help è abbastanza scarno, io non lo mostro qua, però è abbastanza scarno, dovrei un attimino aumentarlo, come anche la possibilità in realtà. Scusate, non sono andato avanti. Puoi schiacciare il testino? Ecco, boh, lascia qua, dai, che meglio qua, dai, così. Quanto tempo è che ho? Cioè, io posso andare avanti. Ecco, questo è quello che vi dicevo, no? Questo ad esempio. Adesso qua vedete, scorrono delle pagine, sono pagine banali, cioè non è questo il discorso. La cosa interessante succede un po' più avanti, che è una cosa abbastanza innovativa, e cioè la possibilità che c'è. Questo è un primo esempio di quello che potrebbe, cioè è proprio un piccolo esempio, è proprio una briciola che potrebbe prospettare uno scenario della pubblica amministrazione, dell'open governance in futuro molto molto interessante. Questo è un cittadino che sta intervenendo, che sta facendo delle osservazioni sul piano interventi. Il piano interventi è uno strumento urbanistico che, una volta adottato, andrà a modificare il piano regolatore. Cioè andrà, non so se c'è qualche urbanista, io non sono un urbanista, magari dico delle castronate, dico delle cose sbagliate, però dovrà andare a modificare sostanzialmente la nostra città. Ok? Quindi,
intervenendo qui, su questo strumento qui, io ho la possibilità di fare un'osservazione sul piano interventi direttamente online, e quindi online posso interagire con la pubblica amministrazione per dire alla pubblica amministrazione cosa vorrei che io venisse fatto, cosa io vorrei venisse fatto nella mia città. Non è banale. Non è assolutamente banale. E qui c'è uno strumento dove sostanzialmente questo qui, vedete che i bottoni a destra sono gli stessi di CTV. Cioè questo è un pezzo di CTV preso e messo su questo servizio qui, dove i cittadini possono disegnare un'area e dirgli: io vorrei che quest'area qua diventasse un parco attrezzato, un parco giochi attrezzato. Non è assolutamente banale. Quindi ci sono due su questo preciso esempio ci sono due aspetti importanti. Uno, che come avete visto sto utilizzando un pezzo di CTV su un altro posto, sto sostanzialmente facendo riuso, è autoriuso, quindi. Però è riuso dal punto di vista dell'architettura, dal punto di vista tecnologico. Cioè io voglio che quella zona lì diventi una zona residenziale e glielo scrivo al comune e anche glielo disegno. E glielo disegno dove? Glielo disegno proprio sul suo piano interventi, perché quello che vedete sotto, lo sfumo che vedete sotto, è il piano interventi approvato dalla giunta. Quindi io prendo il tuo piano interventi e faccio delle note e scarabocco il tuo piano interventi per dirti che secondo me il tuo piano interventi è sbagliato e io vorrei che venissero fatte delle cose diverse. Si apre un settore nuovo questo. È un rapporto diverso con il cittadino, magari non sortirà nessun effetto, però c'è tutta una portata simbolica che hanno questi strumenti, che sono pochi, sono scarsi, non sono sufficienti, però stanno abituando la pubblica amministrazione a ragionare in un certo modo, e dall'altra parte anche i cittadini stanno cominciando a ragionare in un certo modo e stanno iniziando ad avere certe aspettative dalla pubblica amministrazione. È per quello che non vi parlo di DigitPA, perché con tutto rispetto, anzi ben venga, però il mio approccio è, cioè il limite io non lo vedo lo vedo proprio nella cultura, cioè, questo è, poi ognuno fa il suo mestiere, io la vedo in questo modo qua. Qua ho la possibilità di aggiungere dei file, in questo caso qua sto facendo un esempio, aggiungo un file che non cita proprio niente, cita quello open source ma non cita niente col piano interventi. E... ma cosa può risparmiare un comune usando questo strumento al posto di uno proprietario? Sì, esiste. No, esiste. Di solito si va sui 40, 60 mila, 80 mila euro. Però è un servizio così online. Però anche lì ci sono ovviamente dei... anche, cioè, voglio dire, sì. Diciamo che poi c'è sempre una parte di costi dovuta al fatto che, cioè, la gente che lavora va pagata. Cioè, anzi, il fatto che si possa fare business con il software libero, secondo me, è tutto di guadagnato, cioè, voglio dire, non c'è niente... Anzi, il costo delle licenze è la differenza. Secondo me poi c'è anche un'altra differenza, che è la qualità. Fare cose di qualità
secondo me è difficile fare cose di qualità con software proprietario. Cioè questo è quello di cui sono convinto io. Dal punto di vista dei GIS, dal punto di vista di web GIS, personalmente ritengo che la tecnologia open, che proprio è BSD, perché map server, Postgres, più o meno hanno tipi di licenze che sono di tipo BSD, però secondo me è notevolmente migliore, insomma. Ecco qui, viene stampato, però in realtà è già stato spedito e tutto quanto. Ma se un comune volesse adottare un piano di questo tipo, open source, al posto del piano... sì, cosa vorrebbe dire per un comune? Cioè, una cosa fattibile, una cosa... Si può appoggiare anche come consulenza al comune di Vicenza, che ha già un'esperienza simile, oppure... Posso? Fa la domanda. Il costo c'è. Scusa. Ci sono dei problemi. E ci sono... ci sono alcuni aspetti critici e alcuni aspetti sinergici. Allora, c'è l'aspetto che è già tutto fatto. Ok, quindi dal punto di vista della tecnologia io la posso benissimo prendere e darla. Anzi, una delle belle cose è che quello che viene prodotto all'interno della pubblica amministrazione, cioè io che faccio il programmatore all'interno della pubblica amministrazione, se io costruisco una cosa e un'altra pubblica amministrazione me la chiede alla mia amministrazione, la mia amministrazione non può dirmi di no, cioè è obbligata per legge a dargliela. Ok, cioè questo è un aspetto. Quindi se domani mi chiama il comune di Vattelapesca e dice: oh, che bello, ho visto CTV su internet, me lo dai? Il sindaco non può dire di no, glielo deve dare. Il costo è quello della trasmissione dei dati, cioè la spedizione dei dati, quello è il costo, sostanzialmente. Il problema, dov'è che si concentrerebbe il costo in questa situazione di riuso? Il costo in questa situazione di riuso si concentrerebbe sui dati, sulla formattazione dei dati, quindi sulla possibilità di riutilizzare i propri dati, il proprio archivio cartografico, e di renderlo in qualche maniera compatibile con questa piattaforma. Ad esempio, se io utilizzo Postgres, però qualcun altro utilizza un altro database, ci saranno delle operazioni di travaso da fare. Insomma, cioè, questo è il costo dell'operazione. Quindi il costo dell'operazione si concentrerebbe in un discorso di porting, sostanzialmente di porting dei dati. E allora, perfetto, e allora open data, no, cioè, se invece si comincia a ragionare in termini di open data e anche di scambio di normalizzazione dei formati, di condivisione dei formati e via dicendo, allora abbatteresti ancora di più un costo di un progetto di riuso come può essere senz'altro questo. Il altro limite grosso, come dicevo prima, è riuscire ad avere competenze che le competenze sono la vera risorsa scarsa. Detto per inciso, una cosa che io dico sempre è che il grosso imbroglio del software proprietario
è quello di invertire, di essere riuscito ad invertire la logica naturale delle cose, nel senso che l'economia di mercato funziona con le risorse scarse, l'economia di mercato con le risorse abbondanti non funziona, perché se se i sassi che troviamo per terra fossero delle pepite d'oro, l'oro, il prezzo dell'oro non varrebbe niente, ci servono le risorse abbondanti, cioè l'oro vale perché è scarso. Il grosso imbroglio del software proprietario è quello di farci credere che il software sia una risorsa scarsa. L'imbroglio sostanzialmente è questo, ed è un imbroglio che paghiamo a caro prezzo, perché in realtà non ci rendiamo conto che c'è un'altra risorsa scarsa che, essendo scarsa per sua natura e non scarsa artificialmente, con degli accrocchi che si chiamano copyright, licenze e via dicendo, che è scarsa perché è scarsa, e sono le competenze. Il mercato dovrebbe rivolgere la sua attenzione sulle competenze, non sul software. Cioè, quello che dovrebbe essere scambiato nel mercato dovrebbe essere le competenze, non dovrebbe essere il software. Cioè, è questa la grossa, il grosso imbroglio del software proprietario. Quando noi parliamo di open source, quando noi parliamo di software, cioè, almeno io personalmente, dopo qualcuno ci vede delle cose legittimamente, cioè, voglio dire, ma anche chi è a favore del software proprietario è legittimo, cioè, io dico quello che penso, no, cioè, finché è possibile dire quello che si pensa. Però il discorso secondo me sta tutto qui, insomma, cioè, non è un discorso da, passatemi il termine, non è un discorso da comunisti. Cioè, software libero, software open source, non è roba da comunisti, cioè, non è una cosa antimercato. Almeno da come la vedo io, perché uno non può diventare ricco col software libero? Guarda che è molto difficile, lo ammetto, però anche lì ci sono dei motivi, sempre dal punto che io mi sono dato, sempre di tipo strutturale, sistemico, sociologico, per cui in questa situazione storica, col software libero, con l'open source, si può campare bene, però non si possono fare grossi. Ma che si gioca su questo? Sì, cioè, però ecco, cioè, il concetto è questo, voglio dire, il problema è riuscire a togliere il software dal mercato e far entrare le competenze nel mercato, oltretutto con tutta una serie di vantaggi, con tutta una serie di vantaggi. Torniamo al questo discorso mi dà invece l'occasione di fare un discorso sull'etica. Si finisco, scusa. Di fare un discorso sull'etica. Il software libero, cioè la competenza è legata ad un concetto del fare. La licenza del software proprietario è legato ad un concetto di rendita, cioè io ci vedo da una parte, cioè addirittura io potrei arrivare a dire che il software libero è un concetto liberale, borghese, potrei addirittura dire che è un concetto borghese dal punto di vista
dell'artigiano costretto nel Medioevo, negli interstizi di libertà, a dover sopravvivere in mezzo a un mondo dominato dalle rendite e dai feudi. Posso anche pensarla così. È un concetto del fare che si contrappone a un concetto di rendita. Tra l'altro, se vogliamo vederci il vantaggio concreto, se io compro delle rendite nel mercato, compro delle rendite con dei soldi che restano nel mio territorio e che non vanno in altri posti. Dimmi, scusa. Volevo chiedere due cose. Allora, il comune di Vicenza, nello specifico, con Sit Vino e la possibilità di fare osservazioni al piano, si è preso formalmente l'impegno di recepire le osservazioni e elaborarle in consiglio? Oppure queste osservazioni fatte via internet rimangono un po' là nel limbo? Perché è importante questa cosa, che queste informazioni arrivino a essere elaborate, comunque recepite positivamente, lette perlomeno. No, questo è un tipo di domanda che speravo che non... No, ma perché ti spiego? Faccio anche la seconda domanda, però te la faccio dopo. No, sì, fammela dopo. Allora, io non parlo a nome del comune di Vicenza, io parlo a nome di Stefano Bedoni. Certamente. Okay. Però ti do la soffiata che, siccome l'ho fatto io lo strumento, quello che arriva viene valutato. Ne sono già arrivate più. Ne sono già arrivate abbastanza e le guardano, cioè, le valutano, cioè, e su ognuna che arriva fanno, e la gente ci, cioè, questa, cioè, non è un prototipo, cioè, la gente è un attivo, voglio dire, non è un mezzo che rimane là fine a se stesso, e questo è importante, cioè che venga comunque dopo. No, è già utilizzato, cioè arrivano, la gente disegna, dice qua voglio questo, qua voglio quello, sì, quest'area qua voglio che diventi così, quella che la voglio più, già fa, e ognuna viene fatta un'istruttoria, cioè, questo te lo garantisco, ma come soffiata volevo capire appunto da dentro, perché lo vedo, cioè, sì, perché lo vedo, insomma, ho capito, da un certo punto di vista va anche, no, non te lo dico a nome del comune di Vicenza, ma anche un po' nel senso del discorso che facevi tu della politica, no? Che la politica va sulla visibilità. Anche questa è visibilità da parte della politica. Se ricevesse il messaggio del cittadino, sa che ha acquisito un voto, tra virgolette, no? Cioè, sì, ma io non... Più riesce ad accontentare il cittadino, e più si garantisce una continuità politica. Sì. Poi ci sono dei vantaggi dal punto di vista organizzativo notevoli, cioè il fatto di coinvolgere comunque i cittadini dal punto di vista dei propri archivi, cioè di farlo diventare anche, cioè, anche un concetto di patrimonio pubblico, di bene pubblico, no? Cioè induce a pensare alla pubblica amministrazione non come un ambito sì, comunque un ambito collettivo che appartiene a tutti, perché c'è nel momento in cui io ho la possibilità di intervenire, dire la mia, però se secondo me lo strumento, comunque, al di là del fatto che, cioè, io perché dico che non rispondo come comune, cioè, perché non sono autorizzato, però io posso dirti che per me, dal punto di vista simbolico, questo tipo di strumenti hanno un'importanza, perché perché comunque ci stanno, possono iniziare. Siamo lì, non sarà quello strumento lì, ma sarà un altro, ma non è importante. Stanno iniziando, ci abitano a pensare, ad agire ai nostri rapporti con la pubblica amministrazione, tra di noi, eccetera, eccetera, in maniera diversa, secondo la domanda. Il database dei dati che sono attualmente sulla server di SitV sono aggiornati e saranno aggiornati cadenzialmente, oppure sono dati che rimangono lì fermi? C'è un impegno da parte dell'amministrazione? Sono archivi molto dinamici.
dinamicissimi, cioè vengono aggiornati continuamente. Perché io ho letto che non sono, cioè non bisogna far fede praticamente a questi dati, perché non sono. Torniamo allora al discorso di, torniamo al discorso burocratico di affidabilità dei dati. Allora, l'informazione per definizione è sempre sbagliata. Se io ti dico delle cose, è sempre sbagliata, più o meno. Cioè, la realtà non esiste. Nel senso che, cioè, dire che la realtà non esiste non è una cosa, cioè, è una cosa molto concreta. Nel senso che ti pone in una condizione di dirci, cioè ti pone in un tipo di modo di vedere il mondo, per cui sai che con questo mondo non avrai mai niente di sicuro e dovrai continuare ad interagire con questo mondo. Quindi, sostanzialmente, se tu, cioè in pratica, in estrema sintesi, se tu vedi qualcosa di sbagliato, telefoni al sindaco e glielo dici, è sbagliato, mettetelo a posto. Se magari sei solo te non fa niente, ma dopo la terza, quarta persona che ti rompe le scatole per questa cosa qua, vedrai che l'ha messo, cioè, a posto. Cioè, quindi, io che potevo scaricare dei vecchi tavoli in PDF del piano interventi, del PAT, tutte quelle cose là, adesso le trovo raggruppate qui. No, ci sono anche due armature. Sì, sì, no, ma più agevolmente le posso consultare su un GIS. Che sì, è molto più comodo. E anche le vecchie, se, dico vecchie perché per me sono vecchie rispetto a un GIS dinamico così, non avevano una valenza ufficiale scaricate via internet. Per essere certa del dato devo recarmi in comune, quello che dicevo prima, ed è un onere, è comunque un impegno. Quindi mi chiedevo se l'amministrazione ha intenzione di impegnarsi in aggiornamento. E qua poco, cioè prima ci ho provato. Non c'è questo impegno. Cioè, non ho né le competenze urbanistiche per risponderti, e neanche il ruolo per parlare a nome del comune di Vicenza. Quindi. È perché il mezzo è bellissimo, dà molte possibilità. Le utenze, secondo me, destinatarie molto interessate a un mezzo del genere potrebbero essere i professionisti del settore, sì, che hanno pure l'interesse ad avere dati aggiornati. Però vedi, il punto sta proprio qui, cioè almeno dal mio punto di vista il punto sta proprio qui, rispetto non a quello che tu stai dicendo, intendi dirmi, ma quello che mi stai dicendo in termini che tu mi stai facendo capire che questo tipo di cose scatena una serie di domande, di necessità, cioè è lì che, cioè lì io ho già vinto, capisci? Sì, posso dire, cioè, dei bisogni per lì ci sono dei bisogni, ok, adesso cavatela, cioè il mio è ok, benissimo, cioè era questo il punto a cui volevo arrivare, arrangiati con la, cioè arrangiati super. Però ti ho fatto intravedere uno scenario futuro. Ti ho fatto intravedere uno scenario futuro, che probabilmente non è adesso, ma te l'ho fatto intravedere. Non solo te l'ho fatto intravedere, ma chi mi ha lasciato che io te lo lasciassi intravedere ha avuto anche coraggio. Non che non è semplice. Non è che pagare questi dati aggiornati, perché è stata. No. Però. La pubblica amministrazione non è un po' rigida, eccetera, però non è neanche stupida, nel senso che lo sa benissimo che se cominciano a circolare queste cose qua, se si cominciano a fare queste cose qua, dopo i cittadini cominciano ad avere un certo tipo di aspettative che li possono mettere in crisi, come quella che tu hai manifestato adesso. E quindi c'è anche un discorso di coraggio, secondo me, dietro comunque a creare questo tipo di aspettative che poi andranno a metterle in crisi. Hai capisci? Sì. Sì? Cioè.
questo sistema? Non tanta pubblicità, è stata fatta solo una conferenza stampa, che per me la comunicazione non è, cioè di solito la pubblica amministrazione parla attraverso le delibere o gli atti della pubblica amministrazione, attraverso quello parla la pubblica amministrazione, oppure attraverso le conferenze stampa, non attraverso me, cioè è per quello che io ho detto, non posso dire scarsa, no. Scarsa, però se secondo me tutto sommato va anche bene così, anzi è meglio che sia così, perché riesce a insinuarsi, perché il modo di insinuarsi dell'open source è questo, non è si diffonde socialmente, perché si diffonde attraverso le relazioni attraverso relazioni competenti, potremmo dire alla fine di questa serata qua, cioè anche persone che hanno competenze, che sono liberi professionisti come lei, o che sono appassionati di informatica, perché informatica la fanno per lavoro e hanno anche la fortuna di essere appassionati nello stesso momento, cioè attraverso queste situazioni qui si diffonde, non attraverso le conferenze stampe, sono solo per crearsi dei nemici, per me, c'è almeno l'esperienza che ho fatto. Quando fai qualcosa di buono e c'è l'esplorare, eccetera, eccetera, il giorno dopo c'è la fila dei lobbisti, oppure ti succedono delle cose strane. Cioè, voglio dire, no. Che senso ha? Tanto se è una cosa. Ma torniamo sempre sul discorso dell'etica, sul discorso del fare. È una specie di. Si chiama. Lasciate il suo contenuto. La fine della serata, lasciatelo dire. È una sorta di certitudo salutis. Cioè, significa che io ho riscontro del bene che faccio in funzione del riscontro che ho del mio lavoro nella società, no, cioè, quindi se viene usato, se ha un'utilità, per me è più che sufficiente, cioè mi gratifica di più vedere che viene utilizzato, mi gratifica vedere che nel piano interventi ci sono delle osservazioni che arrivano, la gente utilizza i miei strumenti e via dicendo, cioè il mio ego lo subisco abbastanza bene così, cioè è anche, comunque non è, le conferenze stampe sono, cioè i giornali, i media così, cioè dopo c'è un grosso, se ne parla tantissimo per pochissimo tempo, cioè passate la notizia, dopo ci sono altre notizie. Invece quando si diffonde struttura, cioè si diffonde la tecnologia, ma non è tanto la tecnologia OpenCV o piano interventi che mi interessa, si diffonde, però questo modo di fare le cose, potrebbero prendere CTV, spaccarlo a pezzi, utilizzare un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, non è importante, l'importante è che si facciano queste cose qua, insomma. Penso che non essendo tanto conosciuto ancora il modo di rodarsi il sistema, con sì, dovute critiche possibili, contatti, sì, poi necessità insomma di aggiornarlo e quant'altro, se ti arriva un flusso di gente, poi diventa anche una critica, se dopo lo trovano che non funziona bene, dicono ecco, hanno fatto un servizio nuovo che non funziona, perché sappiamo che le critiche è facile sulla bocca di tutti. No, però forse partendo in sordina forse meglio. Sì, no, infatti. No, è anche per quel rischio, esatto, anche per quel rischio lì. Cioè, se è una cosa che. Cioè, se tu. Cioè, qual è il problema? Cioè, se io pubblicizzo un prodotto informatico che il giorno dopo utilizzano un milione di persone, e c'è un baco, è un bel macello. Se io invece
intanto lo lascio lì, lo uso, pochi si accorgono, si accorgono che c'è, chi lo usa per una questione di passaparola, no? E comincia ad utilizzarlo. Se c'è qualcosa che non va, magari anche ti telefonano, te lo dicono, eccetera, eccetera. Un po' alla volta si consolida pure, diventa anche più robusto, e quando arriverà ad avere 1 milione di utenti ogni minuto, a quel punto sarà bello consolidato, bello robusto, ok, connettività permettendo ovviamente, perché banda permettendo. Sì. Questa serata, che probabilmente sarebbe stato utile anche la presenza di una figura amministrativa del comune, c'era prevista oppure è solo l'associazione del LUG di Vicenza che ha detto: guardate, il comune di Vicenza ha fatto questa cosa, venite qua, ne parliamo, oppure c'era un interesse da parte del comune? Cioè di dire, bene che associazioni che si occupano del software libero mostrino anche le possibilità, magari che un comune appunto sviluppa apposta per il cittadino stesso. Sì, allora quello che vuole il comune su un determinato aspetto è frutto di discussioni, di sintesi, di negoziazioni, eccetera, eccetera, no? Attualmente io posso dire, però penso c'è una situazione abbastanza favorevole per l'open source. Ah, quello che intendevo io era proprio in questa serata l'interesse magari di un... Io ho invitato il consigliere Zanetti a venire e purtroppo ha l'influenza e non ho venire, però sarebbe venuto molto molto volentieri. Ecco, anzi, ha detto che verrà anche a trovarci nei prossimi giorni. Insomma. Questa è l'unica esperienza in Italia, oppure ci sono altri che stanno utilizzando questo strumento in particolare? No, per questo strumento in particolare no, che sappia io. Altri strumenti sì, Map Server è utilizzatissimo per esempio, cioè quel tipo lì di tecnologia, non quello strumento specifico lì, ma quel tipo di tecnologia lì sì, è abbastanza diffuso anche nella pubblica amministrazione. Questa combinazione comunque di strumenti è un problema. Non saprei, anche perché a pescare nei meandri della pubblica amministrazione cosa c'è, cosa non c'è. Il sindaco di Vicenza da anni che sta iniziando. Però, cioè, per dirti, io avrei più piacere che uno mi dicesse dammi quella roba lì che voglio smanettare, che voglio aggiungersi delle funzionalità per dirti. Perché, torniamo sempre al discorso di prima, cioè non è il fatto che uno faccia un bel compitino, no? Cioè, questo tutto sommato è un bel compitino per casa. Io lo vedo così. Sì, no. Sì, però, cioè, no, parlo in questi termini qua, non per farsi una molestia, ma perché? Perché l'aspetto critico è proprio un discorso legato ad una serie di relazioni basati sulla competenza di queste cose qua. Cioè, non è, per me il problema grosso, dal mio punto di vista, il problema grosso è che si creino, che si consolidino all'interno di attività legate alla pubblica amministrazione come queste, una serie di competenze sulla tecnologia, sui sistemi, dedicate alla pubblica amministrazione. Cioè, questo per me è più che questo strumento qua in particolare, che si creasse una rete
di collaborazione, di interscambio, di riuso di competenze nella pubblica amministrazione in generale. Volevo chiedere anche, ho visto che ci sono i dati in formato CSV, parecchio CSV, nella schermata iniziale. Ci sono dei layer WMS da scaricare oppure non sono scaricabili? Allora, bella domanda. WMS saranno in quei web services intermedi che spiegavo prima, in quell'architettura là. Ancora? E saranno disponibili e saranno gli stessi WMS, sì. Su questo è un mio impegno. Saranno utilizzabili come WMS. Perché attualmente nel concreto sto mezzo è utilizzabile da un privato cittadino per fare delle osservazioni al piano, per farsi un'idea di certi dati ad una certa data, che lì mi pare sia 2007, massimo 2010, che dati sono aggiornatissimi. Che dati ti riferisci, scusa? All'interno del sito B ci sono i dati demografici, dati di varia natura. No, sono aggiornatissimi. Sì? Sì. Io non li ho, non posso vedere. Settimana, un paio di settimane forse, una o due settimane, non lo so, già moltissimo. Cioè, addirittura non so se si vedeva a un certo punto, non so se si è vista, anche l'alluvione del 2012, ci sono, no l'alluvione, gli allagamenti del 2012. Aveva letto un attimo dopo, sì. No, ma proprio quasi nel mentre. Era andato a vedere, non so se sia. Forse sia questo video, se sia quello dopo, non ricordo. Cioè, era andato a vedere. Sì, comunque, dal mio punto di vista, cioè, andare. Già il discorso che facevo prima, cioè sul fatto che secondo me è meglio piuttosto che niente, perché dentro quel piuttosto lì non c'è solo il piuttosto, ci sono tutta una serie di cose, c'è un modo di pensare le cose diverso dentro quel piuttosto lì, che non riguarda solo il dato in sé, riguarda un certo tipo di relazioni, riguarda certe visioni del mondo, riguarda l'abitudine, l'abituarsi a pensare in certi termini, via dicendo. La precisione del dato viene dopo, cioè è lo stesso discorso dell'open source. Cioè, io non credo che le prime implementazioni di Linux, quando ancora si chiamava Linux, nel 91 di Torvalds, che ha messo in rete, fossero state il miglior sistema operativo al mondo che ci fosse in quel momento lì. La sua miglioria è avvenuta proprio con la pubblicazione, cioè l'aver messo questa cosa qui nello spazio pubblico, che ha fatto sì che diventasse un sistema operativo potente e robusto, cioè il più robusto del mondo. Cioè è proprio il fatto che è stata messa nel pubblico che l'ha fatta diventare migliore. Cioè non devo, perché sennò facciamo il ragionamento che fa il software proprietario. Cioè deve essere perfetto, deve essere progettato perfettamente. Il programmatore deve esattamente eseguire quello che decide il progettista, non può metterci niente di suo, deve essere esattamente così come è stato progettato perché così funziona. Ok, allora hai un sacco di soldi, investi un sacco di soldi, però in una situazione anche di spending review, di risorse scarse, eccetera, eccetera, non hai altra possibilità che migliorare i tuoi archivi rendendoli pubblici. Cioè il concetto è lo stesso.
hai bisogno della collettività? Sai, il concetto è questo. Qui c'è il tasto per i feedback al webmaster. Scusa, ma parlando in generale su software, diciamo, il fatto che sia che possa essere così tra virgolette impreciso perché è in divenire, come si può sposare con la, diciamo, certezza di qualcosa di legge o che ha validità di ufficialità? Cioè, se il programma è un programma della pubblica amministrazione è mal fatto perché è in divenire, ma i dati che ci sono dentro sono quelli che mi tengono dentro fuori la galera, come si gestisce questo? Ma innanzitutto bisogna distinguere le cose, nel senso che secondo me non sussiste un problema, perché innanzitutto bisogna distinguere dove il dato, cioè che uso sto facendo io di quel dato lì, poi sto facendo uso di un dato, sto facendo uso di un'informazione, sto facendo uso di un'indicazione. Ho un servizio. Che ti dico che è indicativo? Ti dico che è indicativo? Certo che non è probatorio, questo sì, ma non è neanche catastro per tutto il suo apparato. Devi andare da un notaio per fare l'integrazione della proprietarietà del tuo mappale. Domanda andrà tanto sul, cioè, quindi e allora la stessa domanda che potrei farti io sarebbe: quando è che un dato è certificabile, certificato? È certificato, ma è certificabile poi? E chi è che ha deciso? E se poi io decido che chi l'ha certificato ha certificato qualcosa che non era certificabile? Cioè, ci sono tutta una serie. Se io decido che il colore RGB ha due tonalità di rosso diverse da quelle che è stata approvata e quindi non è valido, vabbè, cioè, qual è la tolleranza? E poi la mia scheda video mi fa vedere una cosa, la tua scheda video te ne fa vedere, ti fa vedere un colore un po' diverso, cioè. Le regole le stanno stabilendo adesso per certificare. Cioè, è un... Anche un singolo dato non è mai preciso, per quanto tu lo possa anche rilevare con determinate strumentazioni. La mappa non è mai la realtà. A parte il concetto del GIS, sto parlando di un software libero usato nella pubblica amministrazione anche per altri motivi, insomma, non necessariamente e specificatamente per... Questo è, ad esempio, se vogliamo parlare di precisione, l'Enciclopedia Britannica contiene più errori di Wikipedia, per esempio. E allora chi è che mi certifica meglio le cose? Allora, scusa, se posso fare un intervento. Il concetto di certificato, secondo me, che innanzitutto dove non è necessario, per cosa andare a farsi male, no? Ti mostro dove sono dei numeri civici e devono essere certificati. Piuttosto di non saperlo, meglio saperlo. Non avere costi enormi e comunque non la pubblicheresti, non arriveresti mai al momento di pubblicarla. Ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da dire, che avrà sempre un buon motivo per dire che non va pubblicato. Perché se ragioni in questi termini qui, ci sono sempre dei buoni motivi per non pubblicare una cosa.
cioè, una cosa non sarà mai perfetta per poter essere e perfettamente aderente alla realtà. Già il momento dopo che c'è stata una piccola scossa, è cambiata la costa terrestre, non c'è più la zolla dove dovrebbe essere. No, scusa, ma questo di legalità, la nostra mentalità, dei tecnici, dei diritti pubblici, abbiamo in mente il discorso della legalità, ossia di un discorso legato a una legge che stabilisce certe cose, e da cui scaturiscono o degli obblighi o dei diritti o. E quindi nasce tutto un discorso di legale alla fine, ecco, forse è quello che spaventa qualche volta, ma il dato è giusto o non è giusto. Sono un certificato urbanistico emesso da una macchina, un certificato urbanistico da quale magari puoi costruire, non so, un milione di metri cubi, un certificato urbanistico emesso dal tecnico che dice che è un'area verde, sì, vuol dire sono diversi, quindi. Di fatto, però, io credo che di fatto, alla fine, in giudizio, quello che vale è la realtà, diciamo, non informatica, la realtà virtuale, ma la realtà dei fatti sul territorio. Dopo, questi sono strumenti che possono aiutare vale un posso altro. Affinare. La realtà dei fatti non esiste, esiste una realtà giuridica. Sì, giuridica, intendo, vanno due periti, quindi fanno le loro misure, fanno la loro perizia, diventa una realtà giuridica. Da tecnici in quel caso lì ci sarà un procedimento come nel caso del catastro, c'è bisogno fare un'informazione, altrimenti lo strumento ti dà quello che ti dà, ossia un'informazione che devi prendere da quello che è. Sì, cioè per dire il piano regolatore, se io decido voglio costruire un garage nell'orto di casa mia, vado e vedo già che è in area verde, cioè posso già, è indubbiamente in area agricola, no? Cioè, posso anche semplicemente risparmiare di farmi gas in comune. Oppure per fare denaro direttamente con la no, grazie. Ultima cosa, ma ci sono progetti in futuro di sviluppo o qualcos'altro che vuole in pendola, oppure siete già arrivati allo scopo? No, io sono già pagato. Volevo arrivare a fare questo talk qua adesso. No. Per me non è tanto il fatto di fare qualcosa in più rispetto a quello che è già stato fatto. Per me, ripeto ancora una volta, il problema è un problema di associazioni, di relazioni, di condivisione della tecnologia, di riuso. Cioè non è tanto il fatto di produrre queste cose qua. E quello è il futuro che si spera di condividere. E dopo sarà quella struttura sociale a produrre questi strumenti qua. Secondo me questi strumenti qua adesso, in questo momento storico, sono importanti perché fanno intravedere e ci abituano a pensare a livello di open governance, ci abituano a livello di open governance a pensare in una determinata direzione, a intravedere un futuro in questa direzione. Intanto ci abituiamo. In futuro spero che ci siano consulenti, ditte private, imprese che lavorano con la pubblica amministrazione in questo senso, che ci sarà una comunità, che ci sarà una comunità di professionisti o di semplici cittadini a cui verrà data la possibilità di interagire, se non nella tecnologia, nella continua dialogica rivisitazione degli archivi, di continuo sollecito di buone pratiche, di trasparenza, di ecco, cioè, questo è il paradigma open, no? Cioè, quello che, perché
il paradigma open non salvi, cioè non salvi una cosa piuttosto che un'altra, non è il successo di un prodotto rispetto ad un altro, è tutto un aspetto sistemico che deve stare insieme e che non deve entrare in crisi, e che oggi come oggi tutto questo sistema di cui accennavo all'inizio, non a caso, perché il punto, cioè, lo sapevo, il punto è questo, cioè, si finisce per parlare dello strumento, va bene, però il problema grosso è questo sistema qui deve reggere, perché questo sistema qui, cioè, tornando anche a dei livelli teorici anche un po' noiosi e fastidiosi, però è quello che ci occorre in questo mondo globalizzato. Dobbiamo fare grosse iniezioni di informazione attraverso il paradigma open. Scusate. Però, cioè, tutto il sistema, tutta la struttura deve reggere. Open access, open governance, open source, software libero, trasparenza, DGPA, riuso, cioè tutta questa cosa qui deve essere vista in maniera sistemica. Io adesso, cioè quello che io penso è che questa prospettiva del futuro possa essere messa in crisi dalla carenza di competenze, cioè questa è la mia preoccupazione. Cioè, questo prodotto qua aiuta, insieme a molte altre cose, a far intravedere questi scenari. Però l'aspetto critico, secondo me, cioè io almeno la penso così, sono arrivato a questa conclusione, che per me questo sistema qui complesso, questa struttura qui regge se ci sono competenze. Avete già avuto un segnale di interazione? Sì. Positiva, sì. Solo da aziende o anche da privato? No, privati. Privati. Privati interessati a livello, sì, personale, che si occupano di GIS? Sì. O... No, su piano interventi, su piano interventi. Ah, ok. Cittadino che avverte, dice o chiede? Cioè, non so se ci sia un altro comune, qualche altro comune in Italia che dà la possibilità di intervenire graficamente sul piano interventi con un servizio web in Italia. Credo che non ci sia. Questa cosa qui, fatte le dovute indagini, avrebbe anche potuto essere, tra virgolette, venduta come i primi, però non è stata venduta così. A parte i tempi che sono stati, cioè, l'abbiamo messo su in 15 giorni, quindi non avevamo più tempo di, è stata una specie di improvvisata, quindi non avevamo tempo di progettare tutta la comunicazione, eccetera, eccetera. Però non è questo. La cosa simile potrebbe essere, ad esempio, rispetto a questa, l'unica che io conosco è quella di Fix My Street del Ministero della Giustizia inglese, che permette ai cittadini di segnalare eventuali disagi sulle strade, cioè che ne so, segnali di velti piuttosto che asfalto rovinato, pericoli o cose del genere sulle strade. Allora la gente sulla mappa segnala, fa delle segnalazioni con un punto, è un po' l'unica cosa più vicina che conosco attualmente, non ne conosco altre. Però ripeto, il problema di sto sistema qua è che regge attraverso il costo delle competenze, cioè se non ci sono competenze rischia di collassare, cioè questo è il problema. Il povero di competenze, cosa vuol dire? Che non c'è gente capace di fare questa roba? No, è una questione di... No, è una questione che dicevo prima, cioè si è sviluppato tantissimo il mercato delle licenze e secondo me questo mercato delle licenze è andato a comprimere le competenze.
cioè se il mercato chiede licenze, chiede meno competenze. Chiede meno sviluppatori, come dire? Sviluppatori, ma non solo sviluppatori, sviluppatori, sistemisti, e non solo sistemisti, ma anche esperti di organizzazione nell'ambito del paradigma open. Perché il processo di produzione del paradigma open è diverso dal processo di produzione industriale. E richiede, e c'è molta ricerca su questo settore. E non è, ed è un settore abbastanza innovativo. Cioè, l'expertise sull'organizzazione del paradigma open source è una cosa abbastanza innovativa, cioè ci sono competenze anche lì. Io credo che come rischi io anni che fu avevo un bel ufficio di sviluppo software, non so se ce l'abbia ancora. Probabilmente, ma è un po' una cosa che se voi sentite a parte il comune Tizio Caio Sofronio, comunque è generalizzato in tutte le pubbliche amministrazioni. Le competenze informatiche sono andate sciamando col tempo, perché ci sono stati degli anni in cui è prevalso il paradigma dell'outsourcing. Questo, cioè, è di quello che dicevo prima del mercato delle licenze che comprime le competenze, è esattamente questo, cioè outsourcing, quindi le persone che prima facevano, si occupavano di tecnologia, fanno altre cose, iniziano a fare altre cose e quindi si perde il patrimonio generale della pubblica amministrazione, questo, da anni. Non solo della pubblica amministrazione, e non solo della pubblica amministrazione. Perché scusami, è fatto per far lavorare gli amici, nel senso. Gli amici, no, diciamo politicamente tra il discorso del privato che entra di più efficiente, più preparato. Cioè io che sono lì, faccio andare al mio amico che è l'aziendina, no? Cioè, purtroppo è così. Questa realtà di questi ultimi anni, di ultimi 20 anni, tutti gli uffici tecnici dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato, tutti gli uffici tecnici sono praticamente spariti. Io parlo di tecnica tipo civile, geometri, architetti, eccetera, penso che sia una storia analoga. Tutti gli appalti, no? Facciamo lavorare tutti, ma lo stesso vale nel settore della ragioneria, nel settore dei tributi, nel settore, tutte cose dove c'erano organizzazioni, uffici che provvedevano a gestire certe materie, sono state il catasto. Il catasto se andrà in Albania a farlo, ossia, osserviamo questo trend ormai costante, purtroppo. Purtroppo c'è il discorso poi che ci sono anche. Se voi leggete esperti di globalizzazione tipo Besser, Wallstein, ci sono questi concetti di come legare il locale al globale. Secondo me è fantastico il fatto di riuscire attraverso l'open source, riuscire a investire nel locale, quindi nelle competenze. Perché se io ho bisogno delle competenze non le vado a prendere alla Silicon Valley e trovo a Vicenza, no? Cioè se sono lì spendo qua, non li spendo in altri posti. Però lo faccio in una prospettiva tecnologica che si sta sviluppando a livello mondiale. È un modo di legare il locale con il globale, è lì che hai il massimo flusso di risorse. Cioè che effettivamente cioè usare le competenze poi ha anche una valenza anche sociale, nel senso che cioè, il fatto che i giovani stiano lavorino, cioè che ci siano delle opportunità, che ci sia del senso, che siamo spostati talmente tanto su dei concetti, cioè siamo passati dall'economia alla finanza, siamo passati dal modo di produrre software in maniera competente alle licenze, dalle competenze alle rendite,
è tutto lì, e questo è il mio punto di vista, è la nostra crisi economica sta tutta lì, cioè il software proprietario insieme a tutta la dimensione della finanza creativa, cioè sta di creazione artificiale, i problemi della nostra crisi economica stanno lì, cioè lo scontro che c'è tra software libero e software proprietario è il sintomo di questa crisi, secondo me. Cioè, nello specifico settore dell'informatica, la crisi che stiamo vivendo la possiamo vedere anche all'interno della tensione tra software libero e software proprietario. Benissimo. Se vince software libero, se vince software proprietario, secondo me è un il link per entrare nel codice, nel codice. Se mi scrivete lo spedisco. Devo ancora, questa è una cosa che devo fare, devo sintetizzarlo. Devo sistemarlo un po', lo renderò disponibile se farlo. Un po' come assicuro. Chiudiamo la serata? Sì. Sennò, quelli che ci guarderanno da internet io ho finito per spegnere le telecamere.